eccolo qui, un attimo di pazienza. Ricordo a chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento su TV Radicale che è possibile chattare, rivolgere delle domande ai nostri ospiti direttamente attraverso appunto la chat. È possibile, poi è utile condividere il player della Web TV su Facebook, perché questo chiaramente viralizza la Web TV e aumenta gli accessi. Ma ciò detto, introduciamo il prossimo ospite, che è Stefano Mossino, che è il tesoriere dell'Associazione di Torino, una delle due associazioni di Torino, che è l'Associazione Radicale, Satyagraha Radicale. Ciao Stefano. Ciao Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori di TV Radicale, buona domenica a tutti. Ecco, Stefano, anche a te, come per esordire, ti faccio la domanda che ho già fatto a tutti quanti gli altri. Qual è stata la battaglia, in quale momento e qual è stata la battaglia che ti ha portato ad avvicinarti ai radicali, tanto poi ad arrivare al punto di assumere responsabilità anche di dirigente, in quanto abbiamo detto sei tesoriere dell'associazione Satyagraha Radicale? Io sono radicale dal 1990, sono diventato radicale nel corso di delle prime iniziative antiproibizioniste che si svolsero a Torino, iniziative che vennero fatte anche davanti all'Università di Torino. Mi ricordo che nell'occasione venne fatto un convegno che venne svolto per gli studenti dell'Università di Giurisprudenza, per le facoltà umanistiche. Nell'occasione fui molto interessato alle iniziative e alle politiche radicali, dopodiché mi avvicinai alla sede radicale che allora si trovava in via Santa Teresa 12 e da allora sono diventato militante più o meno a tempo pieno, in relazione anche agli impegni di studio prima e lavorativi successivi, ma comunque sono sostanzialmente radicale dal 90 in relazione a quell'iniziativa antiproibizionista. Beh, insomma, un impegno che è arrivato, ormai sono passati 10 anni, quindi sono 10 anni che sei militante radicale. Ecco, 20 anni. Oddio, sì, scusa, 20 anni. Cioè, 20. Un attimo, perché stavo controllando qualcosa del software di trasmissione, quindi ho perso la bussola, come si dice. Concedetemelo. Allora, ciò detto, doveva essere presente anche Yolanda Casignani, prima di partire con le domande della chat, come forse ti ho già spiegato, ciò che è alla base di TV Radicale è la continua interazione con la chat. Però è importante, prima di partire dalla partenza delle domande, fare un piccolo aggiornamento su quelle che sono le iniziative politiche in corso da parte della vostra associazione. E tra l'altro Yolanda mi diceva che avete conseguito un importantissimo risultato per ciò che riguarda le unioni civili. Ecco, raccontaci un po' cosa, a che punto è l'iniziativa, quella conclusa e quella che è in cantiere per il futuro. Sì, l'iniziativa sulle unioni civili è sicuramente un'iniziativa che a nostro giudizio ha avuto un ottimo successo. Ha avuto un ottimo successo per come si è sviluppata e per il risultato che siamo riusciti ad ottenere. Per come si è sviluppata, in quanto attraverso l'iniziativa radicale, iniziativa dell'Associazione Radicale Satyagraha, iniziativa dell'Associazione Radicale della Idaietta, iniziativa dell'Associazione Radicale Certi Diritti, siamo riusciti a Torino a creare un unico grande comitato che racchiudesse le associazioni laiche, le associazioni GLBT, le associazioni radicali, un po' tutto quello che può essere il movimento laico torinese, per cercare di far approvare dal Comune di Torino questa importante delibera sulle unioni civili. E siamo riusciti a farla attraverso una proposta di deliberazione popolare. Sostanzialmente noi abbiamo elaborato un testo, l'abbiamo sottoposto ai cittadini, l'abbiamo raccolto le firme, abbiamo raccolto 2800 firme nel corso della campagna raccolta firme. Successivamente, dopo la raccolta firme, abbiamo iniziato l'iter amministrativo per poter arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale. Ma la cosa importante di questa proposta di deliberazione è che in qualche modo è il primo atto formale attraverso il quale le unioni civili, le convivenze vengono riconosciute da un organo pubblico, vengono riconosciute da una pubblica amministrazione e vengono riconosciute in maniera forte, in quanto la proposta di deliberazione non dice semplicemente viene istituito un registro delle unioni civili. Cioè, quello che noi abbiamo cercato di fare è stato quello di superare le precedenti esperienze che sono state in qualche modo bocciate dagli organi giudiziari e amministrativi delle varie regioni, e non ci siamo focalizzati, non abbiamo fondato la nostra attenzione su un semplice registro delle unioni civili che poteva ottenere
un punto di interesse per ciò che riguarda il semplice riconoscimento, ma finiva lì. Noi abbiamo fatto un passo ulteriore e abbiamo sostanzialmente detto che cosa? Detto che le unioni civili esistono, le unioni civili sono una realtà sociale, viva, esistente, estremamente diffusa. Esistono già anche per il diritto, perché ad esempio le convivenze, i conviventi fanno cumulo di reddito ai fini dell'ottenimento dei servizi socioassistenziali. E allora ci siamo detti una cosa molto semplice: se le unioni civili esistono sotto un profilo sociale, giuridico e vengono già in qualche modo riconosciute da alcune sentenze della Cassazione, vedi tutti i casi delle successioni dei contratti di locazione, se le unioni civili già esistono nell'ambito del, chiamiamolo così, lato negativo, perché formano il cumulo di reddito, allora cerchiamo di fare il passo in più e fare in modo che il Consiglio Comunale, nelle materie di sua competenza, e cioè servizi pubblici, e cioè concorsi pubblici, e cioè contrattualistica locale, e cioè case popolari, alise nidi e quant'altro, in queste materie il Consiglio Comunale, preso atto che l'unione civile esiste, preso atto che l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dei cittadini come individui e nelle formazioni sociali, a questo punto il Consiglio Comunale non deve discriminare le unioni civili rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio e soprattutto deve creare le cosiddette pari opportunità, cioè inserire delle deliberazioni per poter arrivare a questo principio di non discriminazione. Questo è stato sostanzialmente l'impianto sul quale abbiamo fondato la nostra proposta di deliberazione ed è una proposta che ha ottenuto, ripeto, l'avallo di tutte le associazioni, di tutto il mondo laico, di tutto il mondo se vogliamo dell'associazionismo torinese, ha ottenuto il riconoscimento e l'avallo di moltissime personalità, moltissimi docenti universitari, tutti coloro che in qualche modo si occupano di diritto, si occupano di sociale, hanno capito che questa proposta di deliberazione non poteva che essere appoggiata. E dopo aver raccolto le 2800 firme, visto che sotto un profilo formale si tratta di un regolamento, non di una semplice deliberazione, quindi un atto giuridico amministrativo di valenza superiore rispetto alla semplice deliberazione comunale, abbiamo iniziato a esporre la proposta di deliberazione davanti a tutte le circoscrizioni, perché secondo lo statuto della città di Torino la proposta di regolamento deve ottenere l'avallo di tutte le circoscrizioni. E in quella sede ci siamo trovati di fronte al classico scontro fra, se vogliamo, destra e sinistra, fra cattolici e non cattolici, che in qualche modo hanno cercato di portare su un piano non proprio questa proposta di deliberazione comunale. Cioè il tentativo di molta parte della politica torinese è stato quello di dire: volete cercare di creare un nuovo tipo di famiglia girando quelle che sono le competenze del Parlamento. Questo però in realtà non è il nucleo della proposta di deliberazione, quello di cercare di creare un nuovo tipo di famiglia, perché, l'ho detto prima, le unioni civili, le convivenze esistono da sempre e si stanno sempre più sviluppando, vengono già riconosciute dal diritto amministrativo in quanto, lo ripeto, i conviventi formano cumulo reddituale ai fini del riconoscimento degli aiuti socioassistenziali da parte della città di Torino, ma soprattutto non si tratta in alcun modo di uno scontro tra destra e sinistra, ma si tratta semplicemente di un atto di civiltà. Un atto di civiltà che consiste nel dare riconoscimento giuridico e soprattutto dare riconoscimento di non discriminazione a quello che è l'unione sociale, a quello che è l'unione civile, che, ripeto, è un atto ormai sociale estremamente diffuso. E una cosa che è bene ricordare, che quando abbiamo raccolto le firme, hanno firmato cittadini e cittadine di Torino di tutte le età, di tutti gli schieramenti politici, di tutte le religioni, hanno firmato tantissimi anziani che in qualche modo non avevano interesse diretto a questa proposta di deliberazione, ma hanno firmato dicendo sostanzialmente: io firmo perché vedo i miei nipoti e voglio che i miei nipoti possano avere un'opportunità che io non ho avuto quando ero più giovane. L'anziano che in qualche modo ha più tempo per ascoltare il nipote, ha più tempo del genitore per poter parlare delle problematicità del giovane, ha capito qual è l'esigenza e ha, non per se stesso ma per i propri nipoti, firmato questa proposta di deliberazione. Quando poi la proposta è approdata in Consiglio Comunale c'è stata una lieve modifica, se vogliamo una modifica che in qualche modo ha attenuato la valenza politica della proposta, in quanto è stato sostituito il principio di pari opportunità con il principio di non discriminazione. Sostanzialmente a seguito di un accordo che in qualche modo è sempre nella dinamica di un organo pubblico come può essere il Consiglio Comunale,
a seguito di un accordo all'interno del PD, il principio di pari opportunità è stato sostituito dal principio di non discriminazione. Cambia poco, nel senso che non sono altro che due modi di vedere lo stesso problema. Posso dire pari opportunità, posso dire non discriminazione. È ovvio che parlando di pari opportunità, in qualche modo il Consiglio Comunale sarebbe stato più investito dell'obbligo di intervenire con nuovi atti per creare effettivamente queste pari opportunità. Ma la cosa importante è che dal mese di giugno il Consiglio Comunale ha detto, con un suo atto formale avente valore di regolamento comunale, quindi con un'efficacia giuridica superiore all'atto amministrativo, ha detto che le unioni civili che si formano sul territorio torinese esistono, che le unioni civili formano un nucleo che viene giuridicamente riconosciuto dalla pubblica amministrazione e questo nucleo non può essere discriminato negli atti di competenza della pubblica amministrazione torinese. È a nostro giudizio un grande successo ed è un grande successo se consideriamo quello che è successo il primo giorno di attuazione della delibera, perché tutti quanti, dalla sinistra agli ultra conservatori, scusate, dalla destra agli ultra conservatori, si aspettavano che i primi a chiedere il certificato di famiglia anagrafica e quindi l'attuazione di questa delibera fossero coppie omosessuali. Così non è avvenuto. Invece le prime due persone che hanno chiesto il certificato di famiglia anagrafica sono una coppia eterosessuale di 75 anni, ripeto, una coppia eterosessuale di 75 anni, i quali non appena hanno saputo di questa deliberazione sono andati all'anagrafe, hanno chiesto il certificato e sono stati ben contenti di poter celebrare in qualche modo la loro unione civile, ripeto, due persone, uomo e donna di 75 anni, tutte e due con precedenti matrimoni, tutte e due che non avevano l'interesse a coniugare con un nuovo matrimonio la loro unione, e sono stati ben felici di utilizzare questa deliberazione, questa offerta che noi radicali gli abbiamo dato, per poter celebrare in maniera molto pubblica questo loro atto di amore. E quindi tutte quelle in qualche modo così chiamiamole atti dell'estrema destra, se vogliamo, e anche della parte molto intransigente della politica torinese, che voleva vedere questa proposta di deliberazione solo come una proposta di bandiera delle associazioni GLBT torinese, è stata formalmente smentita. Ripeto, la realtà sociale torinese vede moltissime unioni civili, vede moltissime convivenze, e la prima convivenza che ha chiesto e ottenuto il certificato di famiglia anagrafica, il certificato dell'unione civile, è una coppia eterosessuale di 75 anni. Penso che anche per questo questa nostra iniziativa, ripeto, un'iniziativa che è partita da noi come radicali, che poi ha avuto l'unione di tutte le altre associazioni del Tato Torinese, sia stato un grande successo. Beh, la cosa bella di tutte le iniziative radicali è che proprio fare leva sul diritto, sui principi del diritto, dello Stato di diritto, in questo caso i principi da te richiamati, il principio di non discriminazione e il principio di pari opportunità, voi avete fatto leva, se ho capito bene, dalla tua ricostruzione, proprio sul principio di non discriminazione, giusto? E quindi sia una delle caratteristiche di fondo di tutte le iniziative politiche radicali, questo amore per il diritto, per la legalità, lo Stato di diritto e anche per la disobbedienza civile, laddove una legge o una norma si ritiene confliggano con principi fondamentali della Costituzione. Se posso aggiungere proprio su questo, uno degli argomenti che in qualche modo abbiamo utilizzato per far comprendere ai consiglieri comunali e agli esponenti politici che erano contrari a questa deliberazione è proprio questo, cioè lo statuto della città di Torino fissa il principio di non discriminazione fra i principi essenziali della città di Torino. Ora, se c'è questo principio di non discriminazione, se c'è una realtà sociale che si chiama convivenza, non vediamo per quale motivo la città di Torino non debba prenderne atto e non debba dire che le convivenze non debbano essere discriminate. In qualche modo noi non abbiamo fatto altro che unire alcuni tasselli giuridici, il principio di non discriminazione della città di Torino, l'articolo 2 della Costituzione, in quello che è la nuova realtà sociale delle unioni civili, e abbiamo offerto alla città, al Consiglio Comunale, la possibilità di unire in un atto deliberativo questi vari tasselli. Ed è anche importante capire che attraverso questo atto la città di Torino riconosce piena legittimazione, piena soggettività giuridica all'Unione, e in qualche modo così facendo
contrasta tutti quegli atti di omofobia che abbiamo visto negli ultimi mesi, perché è ovvio che se un delinquente ritiene che un'unione, in questo caso omosessuale, non abbia un riconoscimento pubblico, può in qualche modo anche sentirsi legittimato ad attuare atti di violenza. Ma nel momento in cui quest'unione, questa convivenza viene riconosciuta e diventa un soggetto di diritto, diventa un soggetto avente la sua capacità giuridica e avente soprattutto il principio di non discriminazione tra i suoi elementi fondativi, ecco che allora quel delinquente capirà che l'atto non è un atto in qualche modo tollerato, ma è un atto delinquenziale, al pari di qualunque altro atto delinquenziale. E quindi anche sotto questo profilo la proposta di deliberazione ha sicuramente una valenza importante, in quanto riconosce alla convivenza, riconosce a coloro che vogliono in qualche modo costruire un futuro insieme, riconosce a costoro la titolarità di essere soggetti di diritto che come tali devono essere tutelati e come tali non possono che intervenire nella dinamica giuridica relativa alla città di Torino con quel che è il principio fondamentale statuito nello statuto della città di Torino, e cioè il principio di non discriminazione. Un'altra cosa che un'altra riflessione che mi veniva fuori dalle considerazioni che hai fatto prima, Stefano, è questa, no? Voi avete raccolto le firme e le firme erano di cittadini di destra, di sinistra, eccetera. Ancora una volta quella che è l'iniziativa radicale e trasversale, così come fu per esempio con il referendum sul divorzio, quando vinse il no, grazie anche all'elettorato che allora si pensava fosse integrato, diciamo, nelle imposizioni del Vaticano, della DC, eccetera, invece votarono poi, appunto, non votarono sì per l'abrogazione della legge sul divorzio, votarono per il no, o anche l'elettore o l'elettrice del Movimento Sociale. Cioè, noi riusciamo probabilmente con le battaglie che portiamo avanti, forse perché riusciamo a leggere meglio di altri la realtà sociale del paese, a portare quelle innovazioni nella società e nel diritto che mentre altre forze invece restano impastate, diciamo, restano imbrigliate nel giochi di potere, nel politically correct o nella convenienza, no? Si muovono sempre secondo la logica per cui bisogna inseguire innanzitutto il voto e hanno paura appunto di fare battaglie che apparentemente sembrano essere impopolari, ma in realtà sono sempre popolarissime e non sono soprattutto antipopolari. Sì, questa è l'essenza, se vogliamo, della lotta radicale di tutte le campagne della Colta Prima, e si è visto molto in questa iniziativa. Lo si è visto in due momenti, lo si è visto nel primo momento nel quale siamo riusciti, ripeto, a creare un'unione fra tutte le realtà associative torinesi che oggettivamente non sono mai state unite su un tema politico, su un tema programmatico molto specifico. In questo caso invece sono state tutte quante unite, non hanno fatto nessun tipo di problematicità sul testo iniziale, che ripeto era un testo iniziale assolutamente innovativo, dirompente e molto diverso dagli altri testi dell'Unione Civile, perché fino a prima del nostro testo tutte le proposte che venivano fatte ai comuni erano sempre solo quelle del registro dell'Unione Civile. Noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo cambiato completamente l'impostazione, e su questo siamo riusciti a creare... Siete andati al cuore del problema, che siamo andati al cuore del problema e siamo andati sul punto giuridico che in qualche modo era l'essenza, cioè, come dicevamo prima, il principio di non discriminazione e di pari opportunità. E poi, quando abbiamo iniziato a raccogliere le firme, abbiamo visto che era un tema che era assolutamente sentito. Perché, ripeto, le unioni civili ci sono tantissime convivenze, ci sono convivenze a destra come a sinistra, ci sono convivenze fra credenti e non credenti, ci sono convivenze fra giovani, ci sono convivenze fra anziani. La prima coppia, ripeto, che ha ottenuto il certificato di famiglia anagrafica fondata su vincolo affettivo, perché così noi l'abbiamo chiamata, è una coppia di 75 anni. Quindi, in qualche modo, questa raccolta firme ha unito tutta quella che era la realtà sociale viva, che in qualche modo è molto più avanti, diciamocelo chiaramente, rispetto ai pensieri, rispetto alle progettualità, rispetto alle tante parole della nostra classe politica. Perché tutta quella distanza che noi abbiamo visto nelle circoscrizioni in Consiglio Comunale, fra destra e sinistra, fra cattolici e non cattolici, nella realtà civile non l'abbiamo assolutamente vista.
hanno firmato, ripeto, uomini e donne di destra e di sinistra, hanno firmato moltissimi cattolici, hanno firmato dei preti, cioè a tutti quelli che sentono il problema hanno firmato questa deliberazione. È ovvio che poi, quando andiamo a sentire nelle circoscrizioni del Consiglio Comunale che attraverso queste deliberazioni noi vogliamo creare delle nuove istituti giuridici, vogliamo fare vogliamo superare i principi costituzionali, poi in qualche modo non è che non diamo retta a queste parole, ma capiamo che sono molto più arretrate rispetto alla realtà viva. La realtà viva è assolutamente più avanti rispetto a quelle che sono le parole, i pensieri e in qualche modo le tesi di alcuni esponenti. E gli abbiamo anche detto in faccia, gli abbiamo detto in faccia a questi signori della destra, a questi signori troppo conservatori, che il loro pensiero non era nemmeno avvallato, nemmeno in qualche modo portavoce del loro elettorato, perché il loro elettorato ha firmato queste proposte di deliberazione. Ripeto, hanno firmato uomini e donne di tutte le età, di tutti gli schieramenti politici, di tutte le religioni, e l'hanno firmato semplicemente perché hanno capito che la realtà sociale delle convivenze non può continuare ad essere una realtà messa nell'angolo dal diritto, deve essere una realtà che ha il suo riconoscimento. E il primo riconoscimento che in qualche modo hai avuto c'è stato è attraverso questa deliberazione. E quindi sicuramente è vero quello che dicevi prima, cioè che attraverso l'iniziativa diretta con la gente, l'iniziativa tipica radicale della raccolta firme, con i banchetti, siamo andati in mezzo alle strade, siamo andati sotto i giorni di Natale, siamo andati in tutti i punti di aggregazione della città di Torino, attraverso l'iniziativa diretta con la gente si scopre una realtà sociale estremamente più avanti rispetto a una realtà politica, e attraverso questa realtà sociale che i radicali riescono in qualche modo a decifrare, che riescono in qualche modo a rendere politica attraverso queste iniziative di proposte pubbliche di deliberazione. Bene Stefano, ci sono già parecchie domande che io ho appuntato, che sono venute dalla chat mentre noi conversavamo. Allora Gianni ti chiede, prima questa domanda di Americano, anche se è cronologicamente successiva, Americano chiede perché si usa unione civile e famiglia come fossero sinonimi? Questa è la domanda. Allora, possiamo chiamarla come vogliamo. Unione civile, a mio giudizio, è una cosa diversa da un concetto di famiglia. Ma è anche vero che c'è un concetto di famiglia e c'è un concetto di famiglie. E questo non lo dico io, questo lo dice la Corte Costituzionale Italiana e questo lo dice la Corte di Giustizia della Comunità Europea. Ora, noi possiamo dire una cosa in qualche modo che, secondo me, va a definire il problema. Esiste un concetto di famiglie, cioè esistono vari tipi di famiglia. Ci può essere la famiglia fondata sul matrimonio, composta da padre, madre, figlio, cane, gatto, e poi ci possono essere altri tipi di famiglie. Questi altri tipi di famiglie non possono essere, a mio giudizio e secondo quello che viene detto dalla Corte Costituzionale Italiana, dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, non possono essere discriminate rispetto alla famiglia di cui parlavamo prima. Non possono essere discriminate in quanto non c'è un principio giuridico, non c'è una esigenza normativa per poter discriminare queste famiglie. E fra queste famiglie esiste sicuramente l'unione civile. Ora, noi possiamo chiamarla convivenza, lo possiamo chiamare persone sotto lo stesso tetto. Il concetto di la parola, la locuzione unione civile, non è altro che quella che in qualche modo è stata più usata per poter definire la convivenza, che in qualche modo è una convivenza stabile, che in qualche modo è una convivenza fondata sul vincolo affettivo, che non è una convivenza di comodo, perché ricordiamo che al di là di tutto ci possono essere anche convivenze di comodo, ci possono essere anche situazioni di persone che vivono sotto lo stesso tetto, ma che non vogliono in qualche modo costruire nulla, semplicemente dividono le spese. È ovvio che questo non è unione civile, perché anche quando, tornando alla proposta di deliberazione comunale di Torino, noi definiamo unione civile la famiglia anagrafica
fondata su vincolo affettivo. Cioè, due persone che anche formano famiglia anagrafica, cioè che vivono sotto lo stesso tetto e che quindi hanno convivenza, ma che vanno a dichiarare all'ufficiale anagrafe che hanno un vincolo affettivo e che per questo vogliono ottenere il certificato di famiglia anagrafica fondato su vincolo affettivo. E questo certificato di famiglia anagrafica fondato su vincolo affettivo costituisce l'unione civile. Questo è un passaggio giuridico importante. Quindi non c'è una contrasto, se vogliamo, fra concetti di famiglia e concetto di unione civile, e nemmeno c'è una assoluta equiparazione. Sono realtà sociali differenti, ma queste realtà sociali differenti devono in qualche modo essere riunite in un unico concetto giuridico, che è il concetto giuridico di famiglia e non di famiglie. Quindi l'unico concetto giuridico di famiglie all'interno della quale vi possono essere varie realtà di unione familiare. Così come, ripeto, l'ha detto chiaramente la Corte Costituzionale Italiana e l'ha detto chiaramente la Corte di Giustizia della Comunità Europea. Altra domanda che questa volta proviene da Gianni, il quale ti chiede ci sono rischi di autoghettizzazione utilizzando spazi riservati al genere o all'appartenenza ad un gruppo umano con lo stesso gusto sessuale? Spazi per gay, per lesbiche, per trans, eccetera, non sono autoghetti? Siamo tutti uomini o no? Quindi dovremmo rifuggire dalle autoghettizzazioni riduttive. La tua opinione? Io penso che l'esperienza, questa era una delle erano delle eccezioni che ci venivano fatte durante la raccolta delle firme da alcuni soggetti e anche durante durante i colloqui nelle circoscrizioni e in consiglio comunale. Penso però che l'esperienza della proposta di deliberazione di Torino sia la prova lampante della non veridicità di questa affermazione, cioè attraverso un riconoscimento pubblico non c'è nessuna ghettizzazione, attraverso un riconoscimento pubblico c'è semmai l'opposto, cioè la costituzione di un centro giuridico di interesse, di un centro giuridico che ha dei diritti e che ovviamente ha anche dei doveri. E la prova è data dal fatto che la prima coppia che ha ottenuto questo certificato è una coppia di 75 anni, lo ripeto, eterosessuale, che non aveva alcun interesse a fare un nuovo matrimonio. Non penso che nel momento in cui andiamo a creare delle nuove posizioni, delle nuove situazioni giuridiche, quindi dei nuovi centri di diritto, si vadano a creare dei ghetti, si vadano a creare delle situazioni ghettizzanti per i soggetti che in quel momento hanno un riconoscimento giuridico. Proprio perché il riconoscimento giuridico, la posizione di individuazione di una titolarità di diritto soggettivo, in qualche modo è la negazione della ghettizzazione. Cioè, se io in qualche modo riconosco all'unione il fatto di essere centro di interesse giuridico, il fatto di essere centro di diritto soggettivo, quell'unione stessa lì cessa di essere ghettizzata, cessa di essere in qualche modo la piccola riserva indiana o il piccolo panda da tutelare. È l'opposto, cioè nel momento in cui noi andiamo a creare, ed è quello che in qualche modo parte della politica torinese voleva fare, cioè nel momento in cui noi andiamo a tutelare, a creare delle normative ad hoc per determinati soggetti, lì creiamo la ghettizzazione, lì creiamo la riserva indiana, lì creiamo il panda da salvare, ma è che è completamente l'opposto del ragionamento giuridico che noi abbiamo voluto fondare. Noi non vogliamo creare nessuna riserva indiana, nessun panda da salvare, noi vogliamo dire semplicemente i conviventi, siano essi uomo donna, donna donna, uomo uomo, devono essere al pari della famiglia e lo devono essere attraverso un atto giuridico formale, perché se non c'è questo atto giuridico formale saranno sempre un qualche cosa che o può essere attaccato o deve essere difeso. Ora, senza dire che deve essere attaccato o deve essere difeso, diciamo semplicemente deve essere un soggetto di diritto. Ed è per questo che ritengo che questa sia la strada per in qualche modo eliminare le ghettizzazioni ed eliminare contestualmente eliminare gli atti di omofobia. Ecco, c'è Gianni che precisa la domanda e scrive: ci mancherebbe, non parlavo del riconoscimento giuridico delle unioni di fatto che approva in pieno, parlavo delle enclave, degli spazi, cioè lui si riferisce ai locali gay, immagino altri spazi di questo tipo, quindi diciamo comunque è stato molto utile, sono state molto utili le riflessioni che hai fatto, anche perché tenevano a precisare una delle obiezioni possibili rispetto alla battaglia che avete portato avanti. E un'altra domanda, per uscire... Sì, prego.
No, l'unica cosa che penso che francamente siano due problemi separati. Cioè, una cosa è dire la convivenza, qualunque tipo esso sia, viene riconosciuta, la soggettività, qualunque esso sia, viene riconosciuta e viene tutelata. Un'altra cosa sono iniziative di qualunque tipo che stanno nell'ambito delle... nell'ambito, se vogliamo, ricreativo, ludico, turistico o quant'altro. È ovvio che qualunque iniziativa, a mio giudizio, che in qualche modo vada a tutelare, o meglio, che vada a riconoscere soggetti conviventi, non può essere posta sullo stesso piano rispetto a iniziative ludiche, iniziative ricreative, iniziative di qualunque tipo, dai locali a feste o quant'altro, che in qualche modo non sono fondate sul riconoscimento giuridico, non sono fondate su una soggettività, ma sono fondate su altro, su altre motivazioni. Quindi siamo su piani completamente diversi. Ora, andare a dire che un piano va bene, l'altro piano va male, io francamente non mi sento in grado di farlo. Ritengo che qualunque tipo di iniziativa politica che, o comunque di iniziativa pubblica che riconosca la possibilità a qualunque soggetto di svolgere il suo momento ludico ricreativo nella forma che più gli aggrava sia un'iniziativa politica sostanzialmente positiva. Cioè, andare a dire adesso che per evitare la ghettizzazione bisogna andare a chiudere qualunque tipo di locale, allora perché non iniziamo a chiudere anche i locali nel quali fanno le feste i rumeni piuttosto che nei locali nei sì, quali... Sì, no, lui parlava di rischio, non di divieto, ecco, precisa Gianni che parlava di rischio di autoghettizzazione, non tanto di porre il divieto, eccetera, per locali di questo genere. Usciamo un po' da questo argomento e parliamo di un altro argomento, un'altra domanda che arriva dalla chat è questa. Non si può sorvolare sulle dichiarazioni recenti di Marchionne. Cosa ne pensi? Il rapporto tra città di Torino e l'azienda è molto forte, rischia di infrangersi i rapporti tra il liberismo e le delocalizzazioni. Qual è l'approccio radicale? Quindi una domanda bella dentro, diciamo. Allora, premesso, io non sono economista, io sono avvocato e quindi di economia ci capisco poco. L'unica cosa che posso dirti è questa. Sicuramente la Fiat è stata parte del sistema partitocratico italiano. Ora io non voglio in qualche modo sostituirmi a coloro che sono che meglio di me esprimono questi concetti, però ho un mio pensiero. La Fiat, ripeto, è stata parte del sistema partitocratico italiano, ha usufruito attraverso la cassa integrazione, ha usufruito attraverso gli incentivi statali, ha usufruito attraverso tutta una serie di aiuti e paraiuti dello Stato, di tutto quello che poteva, ha preso tutto quello che poteva prendere. La politica della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti, no? Esatto, sostanzialmente il problema è quello. Poi però tutto questo ha funzionato fin tanto che Fiat era in qualche modo più italo-europea che altro. Ora, nel momento in cui però Fiat capisce che dallo Stato italiano può continuare a prendere, ma non tanto, e capisce una cosa importante, che portando fuori dall'Italia guadagna più che prendere dallo Stato italiano, Marchionne non fa che una cosa molto semplice. Marchionne dice: oh, fate in Italia quello che dico io, oppure prendo tutto e porto all'estero perché in Serbia costa molto meno produrre, perché negli Stati Uniti la produzione è molto più elevata come a livello qualitativo rispetto a noi, perché in Asia costa molto meno produrre rispetto alle nostre politiche. E non dimentichiamo, questo è secondo me un ragionamento che deve essere fatto: in Serbia, in Asia, in Cina costa molto meno produrre perché non ci sono per i lavoratori serbi, per i lavoratori cinesi, per i lavoratori indiani quelle tutele che ci sono invece, o comunque quegli spazi di tutela che in qualche modo ci sono in Italia. Questo è giusto una parentesi, ma che deve essere in qualche modo presa in considerazione per capire il ragionamento complessivo. Sicuramente la scelta di Marchionne di andare a produrre in Serbia è una scelta che è figlia di tutto quello che è stato il sistema Stato Fiat in Italia e che è stato il sistema della fine
del sistema Stato Fiat. Cioè, nel momento in cui, ripeto, Marchionne ha preso tutto quello che poteva prendere, ha deciso di andare a lavorare all'estero. E lo ha deciso per il semplice fatto che non poteva più continuare a prendere, creando quella stessa identico sistema di profitti che era stato nel passato. È ovvio che nel momento in cui la Fiat decide di andare a produrre in Serbia, e oggettivamente non penso, questo è il mio pensiero, non penso che l'abbia deciso l'altro ieri di andare a produrre in Serbia, penso che la decisione di produrre in Serbia sia stata comunicata l'altro ieri, ma sia stata presa almeno un anno e mezzo fa. Ma ripeto, nel momento in cui Marchionne ha deciso di andare a produrre in Serbia, ha deciso di continuare a produrre negli Stati Uniti, in qualche modo lasciando da parte le produzioni italiane, beh, noi non possiamo fare altro che in qualche modo decidere di prendere atto di una situazione che è una situazione che è letteralmente cambiata. Cioè, non possiamo più avere uno Stato che pensa alla Fiat come l'unica azienda Italia e che fa di tutto per fare in modo che la Fiat lavori in Italia, dando alla Fiat tutti i regali possibili e immaginabili e facendo ricadere sulle tasche degli italiani questi regali. Perché poi alla fine, volente o nolente, gli incentivi, la cassa integrazione, gli aiuti a tutti gli stabilimenti ricadono sulle tasche degli italiani. Quindi non li paghiamo da una parte perché lì continuano a lavorare, ma poi comunque li paghiamo da un'altra parte, perché questi soldi che lo Stato regala a casa Fiat, ripeto, comunque ricadono su di noi. E quindi forse sarà sicuramente un momento difficile per i lavoratori Fiat, per tutto il sistema Fiat, ma sicuramente questa scelta potrà nel futuro dare la possibilità, se la politica italiana saprà in qualche modo svincolarsi da questo vincolo con Fiat, darà la possibilità alla politica italiana di avere uno sviluppo industriale completamente alternativo rispetto a quella che è stata la politica industriale degli ultimi 50 anni. Ecco, ci sono altre due domande, Gianni, e spero che ne arrivino altre, perché ricordiamo l'appuntamento con Stefano Mossino, scusa Stefano, va avanti fino alle 13.30, seguirà l'appuntamento con Marco Marchese dell'Associazione Calabria Radicale. E, dicevo appunto, la domanda arriva da Gianni, chiede, le leggo tutte e due le domande che ci sono. Ci sono problemi per i diritti successori nelle coppie di tale tipo, cioè si riferisce alle unioni civili. E poi, vabbè, rispondi prima a questa domanda, visto che sei allora, un avvocato, mi sembra... Diciamo subito una cosa. L'unione civile, così come è stata deliberata dal Comune di Torino, non va a modificare il sistema giuridico italiano. Cioè, quest'unione civile, che cosa cambia nell'unione civile riconosciuta dal Comune di Torino? Cambia per ciò che riguarda le case popolari, cambia per ciò che riguarda gli asili, cioè cambia per ciò che riguarda i concorsi pubblici per i bandi di assegnazione comunale, cambia per ciò che riguarda le materie di competenza del Comune di Torino. Il diritto successorio non è in alcun modo modificato. Cioè, se noi oggi andiamo a discutere di una successione fra due conviventi o fra un convivente e la sua precedente famiglia, nulla cambia rispetto al passato. Perché dico questo? Perché, ripeto, l'ambito di applicazione della deliberazione del Comune di Torino è un ambito di applicazione strettamente legato alle competenze amministrative comunali. E quindi il principio successorio, i rapporti successori dell'Unione Civile sono oggi gli stessi che c'erano 15 giorni, 20 giorni fa, cioè non cambia assolutamente nulla. È ovvio che il principio successorio, così come altre questioni, sono elementi che dovranno essere tenuti in considerazione nel momento in cui verrà fatto, e noi lo auspichiamo, quel salto di qualità, e cioè il passaggio dall'ambito strettamente comunale all'ambito della legislazione nazionale. È ovvio che noi non diciamo che la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale di Torino è il punto finale di un'iniziativa. Ciò che auspichiamo è che questa iniziativa in qualche modo venga diffusa sul territorio nazionale e che sia lo stimolo per un'iniziativa parlamentare, per un'iniziativa che in qualche modo porti al riconoscimento su un piano giuridico nazionale dell'Unione Civile. E sarà in quel momento lì che bisognerà porsi il problema successorio, ma ce lo si potrà porre nei momenti in cui, ripeto, parleremo a livello di proposte di deliberazione parlamentare, proposte di deliberazione di legge nazionale,
e sicuramente il principio successore sarà un principio che verrà affrontato ed analizzato, e dovrà essere affrontato e analizzato sulla base anche di quelli che sono gli interessi contrastanti, perché è ovvio che nel momento in cui parliamo di un'unione civile ci potranno essere interessi contrastanti. L'interesse contrastante fra uno dei conviventi e la precedente famiglia, e lì sì che bisognerà andare a in qualche modo costruire un diritto successorio ad hoc per quel tipo di successione, che è una successione particolare, perché a fronte della precedente famiglia e dell'eventuale precedente famiglia fondata sul patrimonio c'è un'altra tipologia familiare che è quella dell'unione civile, e lì bisognerà contemperare i diritti successori in modo tale che venga in qualche modo tutelata la volontà del soggetto deceduto in relazione a quelli che sono gli effettivi valori affettivi, gli effettivi valori familiari al momento del decesso. Però, ripeto, è tutto un altro piano, ed è un piano che dovrà essere sviluppato ed analizzato in un momento successivo, anche attraverso un confronto politico-legislativo elevato, un confronto giuridico elevato, perché parliamo adesso di diritti successori, ma possiamo parlare anche di problematicità rispetto al minore, problematicità rispetto agli principi, all'affidamento dei bambini, problematicità rispetto al mantenimento di eventuali pregressi coniugi o quant'altro. Cioè, nel momento in cui andiamo a superare il livello strettamente amministrativo, le problematicità che si aprono sono molto alte, ma la cosa importante ed essenziale è che queste problematicità devono essere sempre trattate con un punto di riferimento essenziale, e cioè che non bisogna considerare l'unione civile come un semplice contratto, semplice accordo fra due parti, perché sennò la disciplina del minore piuttosto che del diritto successorio piuttosto che del contratto di locazione rimarrà sempre una disciplina obbligatoria tra due parti, ma il diritto dell'unione civile deve essere considerato al pari, sotto un profilo strettamente giuridico, del diritto di famiglia, e quindi quell'unione civile deve essere considerato centro di diritti di interesse, si dice in gergo giuridico erga omnes, cioè avente valore pubblicistico e non semplicemente avente valore fra due parti, in modo tale che in quel caso lì il diritto successorio, il diritto familiare, il diritto minorile, eccetera, possa essere riconosciuto, possa essere regolamentato in maniera compiuta. Altra domanda che arriva sempre dalla chat, arriva da parte di Chiosa, il quale chiede: pensa che l'unione civile nasca dall'atto di volontà di costituire un nucleo che i componenti intendono stabile? Ma io ritengo che nel momento in cui due persone, nel caso specifico di Torino, vengono a formalizzare questo certificato di famiglia anagrafica sull'atto di certificato di famiglia anagrafica fondato su vincolo affettivo, hanno l'idea di creare un vincolo di natura stabile, anche perché la convivenza non è qui apro solo una piccola parentesi, la Cassazione ci ha detto in maniera chiara negli ultimi 20 anni che la convivenza è la stabile coabitazione, e questa stabile coabitazione è cosa ben diversa dalla occasionalità. E quindi nel momento in cui parliamo di convivenza abbiamo già nell'elemento tipico giuridico della convivenza la coabitazione stabile, quindi nel momento in cui si va a creare questo principio, questa figura dell'unione civile, la coabitazione stabile, la volontà di creare la stabilità è un elemento essenziale, e lo è nel momento in cui le persone decidono di creare questa convivenza, decidono di fare quel passo ulteriore che è dalla semplice occasionalità della coabitazione al concetto di convivenza. Il concetto di convivenza vuol dire vivere assieme, vuol dire dividere le spese, vuol dire creare tutta una serie di elementi tipici della socialità che fanno sì che quella coabitazione sia una figura sociale ben diversa dalla occasionalità. Quindi ritengo che nel momento in cui si crea l'unione civile vi sia alla base la volontà delle persone, di due persone, di creare questa coabitazione, di creare questa unione stabile, fondata ovviamente su un vincolo affettivo, crearla in maniera stabile e non in maniera meramente occasionale. Ecco, Gianni insiste sulla questione della Fiat, no? E scrive questo, infatti dice: non resisto, anche se non sei un economista, insiste perché evidentemente le tue risposte lo hanno sollecitato.
E scrive questo: questa retorica, in senso buono, radicale, la conosco. Ma i lavoratori serbi non sono in Europa? Anziché delocalizzare e approvare sta paraculata, non si dovrebbe combattere per innalzare la soglia dei diritti e migliorare le condizioni dei lavoratori serbi? Puoi ripetere, so che c'è stata un'interruzione nel collegamento e non ho sentito. Allora, praticamente scrive questo: questa retorica, in senso buono, radicale, la conosco, ma i lavoratori serbi non sono in Europa? Anziché delocalizzare e approvare sta paraculata, non si dovrebbe combattere per innalzare la soglia e dei diritti e migliorare le condizioni dei lavoratori serbi? E ancora, applaudire alle delocalizzazioni potrebbe diventare legittimazione del riconoscimento di lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Sì, è una sollecitazione interessante. È vero, i lavoratori serbi sono in Europa, però forse non si conoscono le condizioni dei lavoratori serbi. Io penso che la situazione del cantiere che stanno costruendo, che stanno ultimando, nel quale faranno la L0, mi pare, sia cosa ben diversa dalla situazione di Mirafiori o di altre o di altri stabilimenti Fiat. Ritengo che se si conoscessero davvero le condizioni dei lavoratori serbi, in qualche modo si capirebbe come mai si sceglie di andare a lavorare in serie. Sicuramente quelle condizioni sono diverse, e forse un'iniziativa suggerita dall'ascoltatore potrebbe essere un'iniziativa importante, potrebbe essere un'iniziativa interessante, cioè andare a capire come mai Fiat e con quali costi Fiat va a produrre in Serbia, Serbia che in qualche modo dovrebbe far parte della famiglia europea, e con quali costi va a costruire, e forse quali diritti necessitano di vedersi riconosciuti i lavoratori serbi. E questo potrebbe essere anche un consiglio che, al di là che viene fatto a noi radicali, potremmo girarlo alle associazioni sindacali italiane, quegli stessi sindacati che in qualche modo si sono sempre fatti portavoce di tutti i diritti dei lavoratori, si sono stracciate le vesti ogni volta che in qualche modo i diritti dei lavoratori non venivano riconosciuti. Potremmo chiedere ai nostri sindacalisti di andare ad esaminare che cosa succede in Serbia, di andare a vedere per quale motivo la Fiat va a produrre in Serbia. Quindi io girerei, perché al di là di tutto sono i nostri sindacati, hanno delle strutture e hanno delle posizioni di potere estremamente rilevanti per poter andare a capire che cosa sta succedendo e anche andare ad aiutare i lavoratori serbi. Quindi io girerei ai sindacati italiani questa sollecitazione, e al tempo stesso sulla delocalizzazione, ripeto, noi non penso che come iniziativa politica possiamo andare a modificare una scelta imprenditoriale. Come iniziativa politica sicuramente possiamo dire: se Fiat va a produrre in Serbia negli Stati Uniti, beh, allora smettiamola di aiutarla, smettiamola, eliminiamo domani la cassa integrazione, eliminiamo domani, bravo, bravissimo, eliminiamo domani tutti gli aiuti che hanno avuto in tutti gli stabilimenti. Potremmo fare anche qualcosa di più: ridateci l'1% di quello che vi abbiamo dato, perché ve li abbiamo dati per poter proseguire. Allora, torno a un principio giuridico: se noi facciamo un patto in base al quale io ti do 100 perché tu mi fai una fornitura di arance per un anno, se tu la fornitura di arance me ne dai solo per un mese, io ti chiedo il 90 di resto. Ora, se la Fiat ha ottenuto cassa integrazione, ha ottenuto aiuto, ha ottenuto per poter continuare a fare in Italia determinate cose, nel momento in cui li va a fare fuori, allora noi non gli diciamo non puoi farlo, perché forse lo Stato non dovrebbe dire non puoi farlo, però gli diciamo molto semplicemente: non ti diamo più nulla e mi ridai qualcosa indietro. Questo forse potrebbe essere un elemento utile anche per in qualche modo dire a Marchionne: non ci puoi tanto più prendere in giro, ma soprattutto, se vuoi fare quello che vuoi fare, ritorniamo a dei binari giuridici dei rapporti fra Stato e industria che siano perlomeno legittimi, che siano perlomeno fondati sulla buona fede di entrambi. Lafayette in chat esulta per quello che hai appena detto: niente sovvenzioni di Stato all'imprenditoria, privato deve essere privato e non paraculato. Ciò detto, vorrei fare io le ultime due domande, perché siamo arrivati, è volata quest'ora in maniera incredibile, guarda, eppure abbiamo affrontato temi così importanti, così densi, però è veramente volata quest'ora. Allora, le ultime due domande te le voglio fare io e sono queste. La prima domanda riguarda proprio la tua attività di avvocato. Quale pensi sia
come pensi si possa definire un paese come l'Italia che di fatto ha una giustizia... Pronto? Mi senti? Scusa, scusa. Mi senti ora? Dovresti ripetere perché negli ultimi due minuti ho sentito. Ok, ripeto. Allora, quale pensi che sia lo stato della giustizia italiana? Allora, da una parte c'è una giustizia penale che fa acqua da tutte le parti, dall'altra c'è di fatto una giustizia civile che per la durata dei processi di fatto non esiste. Qual è, secondo te, la riforma di cui vi è bisogno? Non parliamo, di solito noi parliamo sempre delle riforme nel diritto penale, quindi la procedura penale, rimuovere l'obbligatorietà dell'azione penale, eccetera. Parliamo della giustizia civile. Quale sarebbe, secondo te, la riforma veramente radicale nell'ambito della giustizia civile? Ma allora, una riforma radicale che riguarda sia la giustizia civile che la giustizia penale, a mio giudizio, è la vecchia idea non tanto dell'obbligatorietà, ma della responsabilità civile dei magistrati. Questa, secondo me, è l'essenza della riforma, sia civile che penale. Perché dico l'essenza della riforma? Perché i magistrati civili e penali sono gli unici soggetti in Italia che, indipendentemente, ripeto, indipendentemente da ciò che compiono, dagli errori che possono compiere, e sappiamo benissimo che sbagliare è assolutamente umano, indipendentemente dagli errori che compiono, non hanno mai nessun tipo di responsabilità. E quindi è ovvio che sta in qualche modo in questo sistema, nella buona fede, se vogliamo, nella coscienza di ciascun magistrato, lavorare bene o lavorare male. Vi faccio un esempio molto semplice che così chiarisce la questione. C'è stato il 1° luglio lo sciopero dei magistrati sulla nuova manovra economica. Ora, io non voglio entrare nel merito dello sciopero dei magistrati, ma vi faccio una fotografia della condotta di alcuni magistrati torinesi proprio per capire come alcuni si comportano bene e altri si comportano male, ma è questo il problema. Allora, il 1° luglio c'è stato lo sciopero. Alcuni magistrati sono comparsi in udienza e hanno detto: io aderisco allo sciopero in relazione alla tipologia di causa, vi do rinvio a domani, alla prossima settimana, a un mese. Questo è un magistrato che ha lavorato bene anche se era in sciopero. Altri magistrati hanno messo davanti alla porta dell'ufficio: il magistrato aderisce allo sciopero, tutte le cause rinviate al 12 dicembre e quindi perdiamo 8 mesi di causa. Altri magistrati, tutte le cause sono rinviate a data di destinarsi, verrà comunicato il rinvio tramite cancelleria. Ora, è ovvio che nel momento in cui il magistrato è assolutamente non responsabile di ciò che fa, si può comportare bene o male a seconda della voglia che ha di comportarsi bene o di comportarsi male. Quindi l'essenza della riforma civile e penale, in primo luogo, è il principio di responsabilità del magistrato. Parlando poi di giustizia civile, è ovvio, c'è una situazione di assoluto disastro della giustizia civile, ma c'è una situazione di assoluto disastro in quanto abbiamo una marea di processi civili. L'ultima volta ne abbiamo contati con un collega, le tipologie di processi civili sono più di 20, processo del lavoro, processo societario, ci sono tantissime tipologie di processi civili. E ciascuna tipologia di processo ha cancellerie che hanno modalità processuali di un certo tipo. Ora, un elemento che in qualche modo farebbe sì che si semplificasse tutto il sistema sarebbe quello di ridurre tutte le diverse tipologie processuali ad un unico processo. Cioè, prendiamo un processo che in qualche modo funziona più o meno bene, perché è ovvio che non è che ci può essere un sistema o comunque una modalità processuale che sicuramente funziona bene. Sappiamo tutti quanti, noi che operiamo nel settore giuridico, che l'unico processo che in qualche modo funziona bene è quello cosiddetto processo del lavoro. E allora una riforma che in qualche modo può dare un aiuto alla giustizia civile è quella della riduzione di tutte le tipologie processuali all'unico processo. E riduzione di tutte le tipologie processuali non vuol dire semplicemente rendere più semplice il processo, ma vuol dire rendere molto più semplici tutti i lavori di cancelleria, perché al di là di tutto i tempi processuali non sono solo dovuti al magistrato che ci mette tanto a svolgere una determinata attività d'udienza o all'avvocato che chiede il rinvio, ma i tempi processuali sono dovuti al fatto che spesso e sovente in udienza non c'è il cancelliere
e quindi il magistrato si deve scrivere da solo il verbale o dobbiamo scriverlo noi? Poi il fascicolo deve andare alla cancelleria, ma la cancelleria in quel momento non c'è, e quindi deve passare alla cancelleria. Cioè, c'è un'attività parallela all'attività processuale vera e propria, che è legata alle funzioni di cancelleria, che in qualche modo determinano questa lunghezza dei tempi processuali. È ovvio che poi un altro elemento che determina la lunghezza dei tempi processuali è la quantità immensa di cause. Ebbene, questa quantità immensa di cause può essere risolta o comunque attenuata introducendo anche da noi quell'istituto che c'è negli Stati Uniti e nella Confederazione Elvetica, che è il cosiddetto danno punitivo. Che cos'è il danno punitivo? Il danno punitivo non è altro che un istituto in base al quale, se una persona svolge è inadempiente, per cui non paga una determinata obbligazione o comunque si rende inadempiente al rapporto contrattuale in malafede, allora viene condannato sia a quello che doveva svolgere dal titolo di obbligazione, ma sia al cosiddetto danno punitivo, cioè un danno in più per la sua malafede. Ed è ovvio che oggi come oggi moltissime realtà sociali, moltissime società, moltissimi imprenditori utilizzano la giustizia come metodo di dilazione del pagamento, perché conviene. Perché se io devo pagare 500.000 euro e devo pagarli domani, li pago e mi faccio prestare i soldi dalla banca e mi costa il 12,5% nella migliore delle ipotesi. Ma se io non li pago e inizio l'attività di resistenza processuale, li pago fra 5 anni. Quindi anche qui giustizia di classe, no? È una giustizia di classe, ma è soprattutto una giustizia che ammazza il processo, perché attraverso queste che ammazza la giustizia sostanziale. Perché? Perché in questo modo poi coloro che davvero vogliono recuperare dei soldi non vengono dalla giustizia, si rivolgono ad altri strumenti, si rivolgono ad altri settori, e in questo modo viene alimentata anche la criminalità, perché oggettivamente moltissime delle società recupero crediti che operano sul territorio sono società più o meno legali o illegali, e poi ci sono quelle vere e proprie società di recupero crediti illegali, semplicemente perché conviene di più a certi imprenditori recuperare anche solo immediatamente il 10-20% in una modalità non molto legale, piuttosto che non recarsi nei tribunali. E quindi i tre capisaldi, se vogliamo, per la giustizia italiana, a mio giudizio, sono responsabilità civile del magistrato, riduzione del sistema processuale, del sistema procedurale civile al sistema processuale del lavoro, introduzione come elemento generale del cosiddetto danno punitivo, in modo tale che ciascuno sia invogliato ad adempiere alle obbligazioni e non sia invogliato a utilizzare lo strumento come elemento dilatorio e come elemento di dilazione dei pagamenti. Ok Stefano, in conclusione vorrei farti questa domanda. Come ti è sembrata questa conduzione, questa conversazione, anzi, che abbiamo avuto sulla TV Radicale? Se hai seguito prima anche le altre conduzioni che ci sono state, e secondo te quali potenzialità può avere questa web TV per far sì, per far conoscere il radicale appunto ignoto, il radicale anonimo, e far conoscere anche le storie personali di chi sceglie di essere radicale e quindi sceglie per forza di cose di essere un Don Quixote che va contro vento, contro corrente? Sicuramente è un elemento molto utile, se non essenziale. Se vediamo quelli che sono i pochi spazi, se non nulli spazi di informazione, questo strumento che in qualche modo buca il muro della disinformazione, è un elemento estremamente utile, ed è un elemento che in qualche modo risponde alle nuove modalità di interazione, alle nuove modalità comunicative, ai nuovi strumenti tecnologici che vengono utilizzati dalle nuove generazioni. Giusto per fare un esempio, quando qua, se vi ricordate, a Torino era successo quel caso della scuola Darwin, che era morto un ragazzino perché gli era caduto in testa un soffitto. Molti dei ragazzi di quella scuola che non erano andati a scuola e che non conoscevano ciò che era successo, non l'hanno appreso all'1 dai telegiornali, ma l'hanno appreso alle 11:30 tramite web. Ora, questo solo per farvi capire che questo strumento di TV Radicale è sicuramente uno strumento utile, in quanto va a sostituirsi a quelli che sono gli strumenti classici di informazione e risponde con una comunicazione di massa all'ostracismo del muro della disinformazione, ma è utile in quanto va a rispondere con gli strumenti attuali delle giovani generazioni, e sono gli strumenti di coloro che in qualche modo possono essere
interessati alle nostre battaglie, ancora perché interessati alle nostre battaglie in quanto non ancora completamente in qualche modo non ancora completamente disinformati dal sistema dell'informazione di massa, e quindi ritengo che sia un'ottima iniziativa. Ho ascoltato prima parte del collegamento precedente ed è utile non solo, ripeto, per dare ai radicali la possibilità di informare, ma è utile anche per poter dare ai non radicali la possibilità di confrontarsi, perché attraverso il confronto che ciascuno di noi radicale può migliorare e ciascuno di non radicale può in qualche modo capire che le battaglie che in qualche modo proponiamo, le progettualità che vengono esposte, le idee che vengono raccontate anche tramite l'audio TV, non sono solo quelle che vengono dette in maniera abbastanza urlante nella comunicazione di massa, nelle comunicazioni televisive, ma sono concretamente delle progettualità che interagiscono con la vita quotidiana di ciascuno. E quindi un'ottima iniziativa, ripeto, sia perché risponde al sistema di disinformazione, ma sia perché mette direttamente in collegamento coloro come noi che propongono delle iniziative e tutti quelli che in qualche modo non le conoscono, ma che sono interessati a sviluppare, e così facendo da questo confronto nasce la cosiddetta sintesi, che è la della politica e della vita pubblica di tutti i giorni. Perfetto, Stefano, io ti ringrazio veramente tanto, spero che sicuramente ci saranno, se voi vorrete, altre occasioni per incontrarsi e dibattere su tutti i temi che riguardano l'iniziativa politica della vostra associazione. Ricordo che siete tesorieri dell'associazione Satira Radicale, ma non solo, anche l'iniziativa politica nazionale, perché è importante che diventino anche il radicale ignoto, insisto su questo, diventi testimonial dell'iniziativa politica radicale. Stefano, davvero ti ringrazio, ti saluto, al prossimo appuntamento, salutaci Yolanda, che sicuramente avremo modo di trattare in una futura occasione. Ciao Stefano, buon lavoro, e passiamo così in fretta e furia, con qualche minutino di ritardo, al prossimo collegamento, che è, salutiamo Stefano nuovamente, che è quello con Marco Marchese. Marco Marchese, che è il segretario dell'Associazione Calabria Radicale. Vediamo se è pronto per il collegamento. Marco Marchese, intanto un aggiornamento sul disastro che è avvenuto alla Road Parade in Germania.